Buongiorno amici della Pipa, anzi buonasera perché è buio pesto. Sono le 6 meno 20 di sera e me ne sto tornando a casa finalmente. Un video un po' diverso, una location un po' diversa. Allora, praticamente vi volevo parlare di una cosa un po' strana, un po' fuori dal comune, un po' insolita, sull'utilizzo dei tabacchi. Praticamente, cioè dei tabacchi, soprattutto dei Virginia naturali e dei tabacchi aromatizzati, ma non quelli troppo aromatizzati, quelli lievemente aromatizzati. È una cosa che ho trovato, non è mia invenzione assolutamente, non l'ho creata io ho solo copiato e preso spunto, riprodotto diciamo questa cosa a casa. L'avevo letta su un forum da un utente che l'aveva postato e questo utente l'ha trovata a sua volta da 13 Pipe, che mi sembra sia un blog italiano sulla pipa. E poi l'ho rivisto di recente anche su una pagina Facebook dedicata appunto alla pipa, dove un ragazzo, un signore, aveva provato a fare questa cosa che vi sto per dire. E anche loro, appunto, a loro volta l'hanno scoperto. Il primo, diciamo, che l'ha provato, che ha inventato, tra virgolette, questa cosa, è stato un americano, da cosa ho capito, che ha scritto un libro. Sulla pipa, sui tabacchi da pipa, ed è praticamente appunto come tostare i tabacchi in casa. Una cosa che appunto tostare il tabacco, trattarlo a fuoco, si fa anche normalmente in modi diversi per modificare, rendere più forte, più accattivante, più saporito e comunque diverso il gusto del tabacco. Si fa con Kentucky, si fa con la Tacchia, che è una specie di affumicatura con dei legni aromatici. E con alcuni tipi di Virginia per renderli appunto più intensi, più forti, eccetera. Quello che si fa a casa, che si può provare a fare a casa con i metodi e con i mezzi che abbiamo a disposizione, è mettere in forno letteralmente il tabacco facendolo tostare. Quindi col calore del forno viene a scurirsi questo tabacco e tira fuori gli oli essenziali, gli zuccheri all'interno, i vari aromi, e cambia comunque sapore, cambia gusto. Il metodo, diciamo, quello originale che aveva proposto questo guru, chiamiamolo così, della pipa americano, era quello di mettere un'arbanella, un contenitore, un bormioli, come si chiamano quei contenitori in vetro, tipo delle marmellate, che possono resistere almeno a 100 e qualcosa gradi di temperatura per far sì che non si rompino. Scusate, sono in macchina, come avete capito, e traballa un po' tutto. E niente, facendo così dovrebbe resistere alle temperature del forno. Mettete questo tabacco in pratica dentro il contenitore, lo coprite senza il tappo, a meno che non sia di solo metallo, perché a volte i tappi hanno delle guarnizioni di plastica, quindi si fonderebbero. Lo coprite con della stagnola, così non rischiate di bruciare niente, e lo lasciate in forno. La ricetta originale dice 5 ore a 95 gradi. Allora, io 5 ore a disposizione raramente ce l'ho, perché tra che il lavoro e i vari lavori a casa e il lavoro appunto normale che ho, e fine settimana giustamente si esce anche, io 5-6 ore in casa da solo difficilmente a disposizione ce l'ho da fare quello. Magari ce l'ho ma non di fila, quindi è un po' un casotto lasciare il forno acceso, mi spiace, poi consumo anche tanto. Allora ho provato io, anche se è consigliato lasciarlo più tempo a basse temperature piuttosto che meno tempo a più alte temperature per preservare un po' di più l'aroma, anche se viene comunque bene. Io ho cercato di accelerare la cosa e di tostarlo un po' meno, perché lì per gusto personale mio, non per tempo o costi, ma per il fatto che mi piace un po' meno tostato, perché
5 ore a 95 gradi viene fuori abbastanza scuro, quindi abbastanza intenso di sapore, molto affumicato e abbrustolito, tostato, no? Io lo tengo 2 ore a 100 gradi e ho provato con dell'anfora Virginia. Io consiglio di farlo con dei tabacchi non già trattati a fuoco, quindi non del Kentucky, non della Tacchia e non degli aromatizzati troppo forti, perché potrebbe andarsi a modificare troppo il gusto e finire in qualcosa di strano, di non piacevole, anche se il, come si dice, il tabacco aromatizzato col calore perderebbe l'aroma, gli oli essenziali che usano per l'aroma, che siano naturali o artificiali che siano, dovrebbero evaporare, quindi rimarrebbe teoricamente un tabacco più naturale, quindi migliorerebbe anche in quell'aspetto lì, però non lo so, io non l'ho mai provato e lo sconsigliano un pochettino. Lo consigliano soprattutto quei Virginia naturali o poco aromatizzati, tipo un loro lo facevano col Golden Blend della McBaren, ho visto farlo, io l'ho fatto con il Scottish Blend sempre della McBaren, con l'anfora Virginia, col Capstein, che sono tabacchi, l'anfora Virginia e il Capstein sono Virginia puri, non aromatizzati, e soprattutto farli anche appunto con Virginia abbastanza chiari, non già maturati, non scuri, non forti, non maturati, via Virginia abbastanza giovani, leggeri, dolciastri, e a me è piaciuto davvero tanto. Ovviamente dopo questo tempo in forno il tabacco esce fuori che è secchissimo, veramente veramente secco, rischia di spezzarsi, di polverizzarsi in un attimo, quindi maneggiatelo con cura, appena lo togliete da lì lo mettete subito in un altro contenitore freddo, oppure lo lasciate raffreddare in quello. Una volta raffreddato gli mettete dentro una foglietta o un pezzo di carta umido, una foglietta di terracotta umida, in modo da umidificarlo, e lasciare una giornata o due, anche tre, a umidificare bene e a stabilizzarsi un pochettino le fibre e l'aroma che si è venuto a creare. E poi lo provate, quando vedete che l'umidità è normale, come un tabacco normale da pipa, lo provate. Io lo consiglio nelle pannocchie o in pipe dove ci fumate solitamente tabacchi naturali, e è davvero 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 buono. Allora, io l'ho provato con appunto il Golden Blend, scusate, no, il Golden Blend non l'ho fatto ancora, l'ho provato con il Virginia Anfora giallo e ho tostato anche un 20 grammi di Scottish Blend, sempre della McBaren, che è un tabacco dove dentro non è solo Virginia, quello è Virginia, Barley e Black Cavendish, però ha una piccolissima percentuale di Cavendish, non Black Cavendish, scusate, Cavendish, ed è aromatizzato molto molto poco, anzi alcuni dicono che sia aromatizzato un pochettino a qualche aroma artificiale fruttato, altri dicono che invece quello, l'odore che si sente un pochettino floreale, fruttato, ma proprio leggero leggero, che viene fuori dalla busta, è l'aroma dato dal Cavendish e dall'unione dei tre tabacchi tenuti assieme, diciamo il suo aroma che si è creato stando lì. Secondo me, anche perché il sito non dichiara nessuna aromatizzazione e l'odore non è così intenso, il profumo. Cosa volevo dire? L'ho detto anche infatti nell'ultimo video che ho fatto, dove recensisco infatti quel tabacco lì. Cosa volevo dire? Questo processo può essere fatto anche con tabacchi Barley e Virginia, che sono quelli più diciamo naturali, e la quantità, volevo dirvi, è indifferente, voi potete, dipende quanto volete farne. Io ne ho, la prima volta ne ho tipo tostati 20 grammi, io dico tostatura perché non saprei come altro chiamarlo questo sistema, 20-30 grammi, l'altro ne ho tostati una cinquantina di grammi. Ma se poi trovate la vostra ricetta giusta e provate un pochettino a modificare anche la ricetta originale come ho fatto io, in base ai vostri gusti, quindi cambiando temperatura e tempi e quantità, anche contenitori, io ho provato prima nel contenitore di vetro chiuso con la stagnola, ho provato col contenitore aperto, ho provato solo la stagnola, ho fatto tipo una caramella, un fagotto di stagnola e carta da forno col tabacco dentro per far arrivare un po' il calore in maniera diversa, diciamo più uniforme. Non so, ci sono vari sistemi, potete provare con il forno
scaldato solo sotto, solo sopra, non so, provate come vi viene, in base a cosa avete, cosa volete tirare fuori, poi fate degli esperimenti, lo provate, quello che vi piace di più, allora a quel punto potete prendere anche 100-200 grammi di quel tabacco e farne un bel po', così ne avete per più tempo. A me è piaciuto molto. Allora, in conclusione finale, che è veramente veramente buono, perché tira fuori proprio il sapore tostato e di crosta di pane, che è anche di malto e di quasi di grano, di fieno, di erba secca che ha il Virginia, ma lo tira fuori di più rispetto agli altri gusti magari più dolciastri, zuccherini, erbacei, tira fuori di più quelli un po' più secchi, un po' più appunto tostati, anche perché viene proprio quel processo, quindi gli aromi sono quelli ovviamente che si sprigionano e sono quelli che a me piacciono di più nella fumata dei Virginia, e sono anche quelli solitamente, per il mio gusto e per il mio palato, che riesco a percepire verso la fine, metà o fine fumata di un full Virginia. E questo invece c'è per tutta la fumata praticamente, quindi è un sistema che mi piace molto. Ovviamente non vado magari a tostare tabacchi che costano 26 euro latta, perché se sbaglio qualcosa mi giro le scatole e buttare via quei soldi, però con un'anfora, con dei tabacchi che costano 7-8 euro a busta, si può anche provare tranquillamente, non è che si buttano via dei soldi. Se viene bene, se trovate la ricetta giusta, il tabacco vi assicuro che migliorerà. Se vi piace questo tipo di gusto, che vi piacciono i Virginia, sicuramente ne gioverà. A me i tabacchi che ho provato mi piacciono molto di più così tostati che al naturale come sono loro, diciamo, appena comprati. E niente, provate, vedete un attimino se vi ispira. Io ve l'ho buttata lì, è una cosa che in questi giorni sta girando un pochettino anche nei forum e su una chat, diciamo, privata di WhatsApp che ho tra amici che fumano la pipa. Anche con Moreno ne parlavamo e veramente ne stiamo discutendo e provando un pochettino. Stiamo facendo degli esperimenti, perché così è una cosa curiosa da provare, nulla di trascendentale, però dai, si possono ottenere comunque delle cose buone sperimentando un pochettino, anche per cambiare un po'. Il bello della pipa è anche questo, che con i tabacchi si può veramente fare di tutto, da creare le miscele a modificare il gusto di una miscela già fatta, come in questo caso, senza aggiunta di niente, quindi andando a scaldarla. È particolare. Vi dicevo ancora questo: in America questo sistema è molto usato, lo fanno in tanti che fumano la pipa. Loro mettono direttamente in forno la latta, comprano la latta di tabacchi, lavano molto più le latte che le buste, come qua, e costano anche meno. Qua i tabacchi in latta, un full Virginia in latta sono 25 euro, e quindi se si è sicuri di quello che si fa, si può fare, se no si rischia di buttare via 25 euro, a me girerebbe un po' le scatole, via. Là costando meno, forse anche per quello, non lo so, comunque lo fanno più in maniera più massiccia, diciamo così. Prendono direttamente la latta senza neanche aprirla, la mettono in forno a 90 gradi, la lasciano lì un bel po' di ore e poi lo aprono proprio appena comprato, senza neanche averlo aperto, lo mettono direttamente in forno così com'è. E anche quello è un buon sistema, secondo me. Devo provare con una latta di Capstein a vedere cosa succede. Dai, fatemi sapere se la cosa vi interessa e spero vi abbia suscitato una qualche curiosità, così provate a sperimentare un po' anche voi e fatemi sapere. Nel prossimo video proverò a fumare una di queste questi Virginia fatti tostati in questa maniera qua. Ciao, al prossimo video, grazie di tutto, ciao ciao.